È in programma sabato 10 giugno a Sasso Corvaro la 25esima edizione del Premio Rotondi, un prestigioso riconoscimento organizzato dall'amministrazione comunale. Il Premio Rotondi ai Salvatori dell'Arte nasce nel 1997 su idea del giornalista e scrittore Salvatore Giannella e prende il nome dalla soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi, che coordinò l'operazione a salvataggio dei principali capolavori dell'arte italiana nel Montefeltro durante la Seconda Guerra Mondiale. Il premio viene assegnato a personaggi che si sono distinti per esemplari azioni di salvataggio del patrimonio artistico. L'importante manifestazione è stata presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord alla presenza del direttore generale Amerigo Varotti. Pasquale Rotondi ha fatto un'opera straordinaria salvando veramente l'arte italiana, portando a Sasso Corvaro nella Rocco Baldinesca e a Carpegna nel Palazzo del Principe molte delle opere d'arte italiane, da Tiziano, Raffaele, insomma l'elenco sarebbe lunghissimo, e quindi bene fece 25 anni fa Salvatore Giannella a ideare questo premio, e bene sta facendo oggi il comune di Sasso Corvaro a proseguire questa iniziativa, che ha un grande valore dal punto di vista storico e culturale, ma mi permetto di dire anche un grande valore dal punto di vista turistico, perché i due luoghi, la Rocco Baldinesca e il Palazzo del Principe di Carpegna, sono due eccellenze dal punto di vista artistico e architettonico della nostra provincia, e sono le sedi delle varie iniziative che si terranno l'8, 9 e il 10 di giugno. Il sasso che abbiamo lanciato nello stagno dell'opinione pubblica tanti anni fa, oggi arriva con le sue onde, addirittura quest'anno, pochi mesi fa, arriva alle scuderie del Quirinale, dopo aver fatto tante altre tappe prestigiose. Quindi è un 25esimo che festeggiamo con questa cornice splendida della mostra del Quirinale, e lo festeggiamo con Salvatori dell'Arte di straordinaria portata. Salvatore Giannella, coordinatore della giuria, ha parlato dei vincitori selezionati per questa 25esima edizione. Arriveranno dall'Ucraina, se riescono a venire, il direttore del Museo di Leopoli. Per il Premio Europa invece avremo una grande figura, un direttore d'orchestra che da 20 anni raccoglie la musica composta nei lager. Anche quest'anno, come potete vedere dal nostro ricco programma, siamo a ridosso dell'Art Week Montefeltro, una settimana che prevede un viaggio nel Montefeltro alla scoperta dei luoghi dove sono state salvate le opere d'arte, ma un viaggio che parla di storia, che parla di cultura, che parla di arte. Nel nostro programma abbiamo cercato di inserire che cosa? Mostre di arte contemporanea, dare spazio anche ad artisti locali, ma soprattutto avvicinare il premio alle scuole. Questa è la cosa più importante. Quindi da quest'anno, come potete vedere, già da giovedì 8 avremo la mattina il premio Pasquale Rotondi Junior, un premio interamente dedicato alle scuole.